questo volevo parlare con voi di un'idea che è nata. Visto tutto questo che abbiamo discusso anche sui tre osservatori, che l'Occidente ha i suoi osservatori internazionali che vengono inviati nei paesi non occidentali per far dire a loro quello che vuole l'Occidente. Questo è chiaro. Vediamo, noi vediamo la necessità di creare una nuova rete di osservatori internazionali che rispettano il diritto internazionale ed il diritto dell'autodeterminazione dei popoli. Per questo ho contattato un gruppo di amici di vari paesi che hanno appoggiato questa mia idea e andremo a realizzarla a breve. Mi permetto di invitare tutti i presenti qui in quest'aula interessati a questo progetto ad appoggiarci o aderire, perché secondo me è una cosa che si dovrebbe fare, visto tante cose che si sentono. Per cui il mio è un auspicio a questa realizzazione, sperando che tutti voi aderite anche gli altri. È stata nominata la parola pace. Mi permettete, io sono un cristiano, sono un cattolico, vorrei ricordare che nel 1965 un Papa Paolo VI andò all'ONU e gridò la parola mai più guerra, ma pace, pace, pace. Io mi auguro che queste parole vengano di nuovo nei loro cuori di chi crea difficoltà e di nuovo recepita e osservata. Questo è il mio augurio e un augurio di tutti. Grazie per la vostra attenzione. Ah, ok. Video. Ah. Ecco qui tutto il gruppo al completo. Vito. Le foto. Che dace? Да. Но я не ожидала, что будут итальянцы довольны. Вы видели, они какие? Да, я вообще, я тоже не ожидал. И они, кстати, мы еще сомневались. Не все это сейчас итальянцы еще в России не были. Они да. Все поддерживают. Не, ну знак но внимания, они же знают, что занимается. Это. Все, это вам. Спасибо. От души. Пошли курить.